Buonasera. Signor ambasciatore Riccardo Guariglia, signora Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'ENIT, signora Cecilia Gasdia, sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Arena di Verona, signor Stefano Trespidi, vice direttore artistico della Fondazione Arena di Verona, signore e signori, buonasera e benvenuti all'Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Come direttrice di questo istituto è davvero un grande onore ospitare oggi in questa splendida sala che parla italiano ed è testimonianza del Made in Italy perché reca la firma di Missoni, presentare e ospitare l'evento di presentazione della stagione 2023 del Festival Lirico dell'Arena di Verona. Tutte le stagioni del Festival sono state e sono stagioni speciali, però quella di quest'anno lo è un po' di più, perché segna il raggiungimento di un traguardo importante a tre cifre, 100 stagioni realizzate. Oltre un secolo, 100 stagioni con cui il Festival ha saputo conquistare generazioni di spettatori, italiani e di tutto il mondo, con una proposta artistica sempre d'eccellenza e in uno scenario davvero unico al mondo. Oggi abbiamo il privilegio di assistere e di essere parte di un preludio alla straordinaria festa della musica e della cultura che dal 16 giugno al 9 settembre di quest'anno farà risplendere e risuonare ancora una volta l'Arena di Verona ed emozionare il pubblico. Iniziamo questa serata speciale con il nostro ambasciatore e con il suo saluto, quindi invito l'ambasciatore Riccardo Guariglia a salire sul palco. Grazie, grazie moltissimo. È un gran piacere per me aprire oggi questo evento dedicato appunto alla 100ª edizione della stagione del Festival Lirico dell'Arena di Verona in questa prestigiosa sala. Permettetemi innanzitutto di ringraziare per la sua speciale presenza la sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Arena di Verona, Cecilia Gasdia, che non merita presentazioni perché è già conosciutissima e oggi presenterà al pubblico spagnolo, amante della lirica, tutta la grande bellezza che da 100 anni risplende nell'arena, in cui artisti da tutto il mondo si esprimono ai più alti livelli su un palcoscenico così unico e così conosciuto internazionalmente. Questa è l'occasione perfetta per sottolineare il dialogo che da sempre unisce i nostri due paesi, la Spagna e l'Italia, un legame fatto non soltanto di relazioni politiche ed economiche, ma, come possiamo dimostrare oggi, anche di un'affinità artistica e culturale direi senza precedenti. La musica ha unito le nostre storie e ha accompagnato i nostri grandi artisti nelle loro carriere, riuscendo così a costruire un patrimonio comune veramente inestimabile. E non è un caso che a settembre, proprio qui in questo stesso luogo, è stata presentata internazionalmente la stagione della Scala di Milano, quindi questo è un luogo dove si presentano le stagioni più belle. Il risultato di questo dialogo culturale tra Italia e Spagna sono proprio le esibizioni di grandi ballerini e cantanti spagnoli che hanno avuto grande successo sul palcoscenico della meravigliosa arena. Tra questi è imprescindibile citare Plácido Domingo e José Carreras, incredibili tenori che hanno lasciato ricordi indimenticabili e indelebili nell'arena. Inoltre tutti abbiamo apprezzato Montserrat Caballé, uno dei soprani più famosi e amati nella storia, un artista che ha affascinato diverse generazioni fin dal 1969 quando debuttò in un leggendario Don Carlos proprio all'Arena. A proposito di danza, il coreografo e ballerino di flamenco Antonio Gades con la sua compagnia è riuscito ad esportare la sua passione per la danza in tutto il mondo e ha lasciato anche lui un segno indelebile sul palcoscenico veronese. Questi sono solo alcuni dei grandi artisti spagnoli che hanno lavorato nell'Arena di Verona e sono sicuro che nei prossimi 100 anni ce ne saranno tanti altri ancora. Ringrazio tutti coloro che hanno organizzato gli eventi di questa stagione artistica per aver lavorato ogni giorno nel nobile compito di diffondere l'arte. Ringrazio ancora il sovrintendente Cecilia Gasdia, la direttrice dell'Istituto di Cultura Maria Luisa Pappalardo, instancabile nelle sue iniziative, che quasi ogni giorno in questo teatro ci vedono presenti, e l'ENIT nella persona del suo amministratore delegato Ivana Jelinic e del consigliere Sandro Pappalardo. La cultura rappresenta senza dubbio la nostra identità e la bellezza dei nostri paesi,
si fonda soprattutto su di essa. Dobbiamo dunque con convinzione continuare a valorizzarli. È il nostro dovere anche istituzionale, ambasciata, istituto di cultura, consolato e tutte le altre istituzioni che sono in Spagna, e tutte quante sono anche sotto la mia direzione, perché io ci tengo molto, tutte quante sono impegnate proprio nel promuovere la cultura nei suoi molteplici aspetti. Lasciamoci dunque affascinare dalle sue rappresentazioni artistiche di livello eccelso, come quelle dell'Arena di Verona. Grazie molto e buona serata. Molte grazie all'ambasciatore per le sue parole, che già ci hanno introdotto un po' nel clima dell'Arena di Verona. Oggi abbiamo l'onore di poter contare su un'altra importante presenza istituzionale, che è quella, come abbiamo già detto, di Ivan Jelinić, amministratore delegato dell'ENIT, che è qui per partecipare, per rappresentare il nostro paese in un'importante fiera Fitur dedicata al turismo, perché le relazioni tra i nostri paesi, Italia e Spagna, sono, come sottolineato l'ambasciatore, culturale, economica e soprattutto anche basate sul turismo. E la stessa Arena di Verona, con questo grandioso spettacolo che rende viva la città e tutto il territorio per più di due mesi, è anche un forte polo di attrazione turistico per poter godere non solo della musica, ma delle bellezze del nostro paese. Quindi io con grande piacere che invito Ivan a salire sul palco per un saluto. Buonasera a tutti, è un grande piacere, nonché un onore essere qui stasera accompagnata dal mio consigliere Sandro Pappalardo, alla presenza dell'ambasciatore e di coloro che dirigono qui l'Istituto di Cultura Italiana a Madrid. La musica è un ponte straordinario, un veicolo eccellente che non solo unisce le culture, ma è comprensibile a tutti. Basta un minimo di orecchio, basta un minimo di sensibilità e la musica riesce a comunicare, quindi è uno straordinario e meraviglioso veicolo che porta, in questo caso, la cultura italiana, un'eccellenza incredibile come l'Arena di Verona, che è un gioiello che noi ci fregiamo di poter avere nel nostro patrimonio, e quindi sarà veramente un grande piacere per noi stasera poter ascoltare questo concerto, e che darà poi l'avvio domani alla Fitur, che è una fiera molto importante dove non a caso siamo presenti tutti, proprio perché riteniamo essere una delle fiere più importanti a livello mondiale. Quindi io non mi dilungo oltre e grazie ancora. Grazie Ivana Jelinić per queste parole di saluto e adesso vorrei chiamare sul palco Cecilia Gasdia, sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Arena di Verona, e Stefano Trespidi, vice direttore artistico. Cecilia, la sediamo qui. Buonasera. Stefano qui. Un grande applauso, benvenuti all'Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Devo dire che è una grandissima emozione poter contare sulla presenza di Cecilia Gasdia, perché come sapete prima di questa nuova sfida, di questa nuova avventura, è ancora oggi un'artista, una musicista di eccelsa che ha cavalcato praticamente i palcoscenici di tutto il mondo, 40 anni appunto, quindi veramente una grande emozione. Ci sediamo e iniziamo un po' a parlare, no, di questi più di 100 anni dell'Arena di Verona, di questa centesima stagione. Cecilia, com'è un po' la storia dell'Arena di Verona? Fra l'altro, se posso dire, sono molto contenta di essere a Madrid, perché anche nella mia carriera di cantante, molti, molti anni fa, io ho cantato qui a Madrid varie volte, una volta nel Palazzo Reale e una volta, purtroppo il Teatro Reale, quando io ero giovane, era chiuso perché era in restauro, ma ho cantato al Teatro della Zarzuela. Ricordo una sonnambula forse nel 1986, quindi ho un ricordo bellissimo di questa città e ci torno sempre con grandissimo piacere. Grazie. Allora, innanzitutto vi porto il saluto, vorrei dirvelo in spagnolo ma forse meglio di no, il saluto della Fondazione Arena, di cui sono soprintendente e direttore artistica da 5 anni, e quindi
un lungo periodo che ha attraversato tanti momenti difficili, compresi quelli del Covid, e finalmente siamo arrivati quest'anno alla 100ª stagione. Perché quest'anno? Perché l'Arena di Verona ha iniziato i suoi spettacoli nel 1913 e quindi a causa delle guerre mondiali e del 2020, del Covid 2020, la numerazione progressiva delle stagioni si è bloccata. Quindi quest'anno però finalmente siamo arrivate a 100 volte la prima volta, quindi è un traguardo per noi bellissimo al quale stiamo lavorando già dal 2018, cioè dal primo anno in cui io sono diventata sovrintendente, pensando che sarebbe stata nel 2022, ma invece è diventato 2023. Però ecco, volevo aggiungere che nonostante gli anni del Covid, l'Arena di Verona non ha potuto fare per un anno la sua stagione prevista, ma in realtà non è rimasta silenziosa, perché per superare il primo scoglio del primo Covid abbiamo deciso di far tornare l'anfiteatro Arena ad anfiteatro romano. Abbiamo levato tutto il palcoscenico, abbiamo levato la platea, siamo tornati esattamente come agli antichi romani, mettendo un palco al centro dell'arena e facendo 11 serate con pochissimi spettatori, ovviamente perché avevamo una limite di capienza di 3.000 persone, se pensate che l'Arena di Verona però contiene ogni sera, può contenere fino a 13.500 persone, quindi veramente il più grande teatro d'opera all'aperto del mondo. Infatti è straordinario, come dicevo prima, uno scenario davvero unico. 5 anni di direzione artistica del festival, e quali sono state le sue linee, no, di indicazione per creare un festival rinnovato che si basasse sulla tradizione però con uno sguardo importante anche al futuro? Allora, dobbiamo capire innanzitutto che l'Arena di Verona è quando cantavo io all'Arena di Verona, perché è interessante, io sono stata una cantante, ho cominciato più di 40 anni fa a cantare. E quando ho iniziato io la mia carriera nel 1980, si veniva a cantare all'Arena di Verona. L'Arena di Verona veniva considerata, chiamata, la Scala d'estate, perché quando i teatri in Italia chiudevano, apriva l'Arena di Verona e quindi tutti i grandi cantanti del mondo venivano all'Arena di Verona a cantare. Vogliamo ricordare che l'Arena di Verona ha dato il Natale artistico a Maria Callas nel 1947, la prima cosa che Maria Callas cantò in Italia e in Europa fu proprio La Gioconda all'Arena di Verona, e da lì ebbe inizio la sua grandiosa carriera. Quindi per me, che sono una giovane ragazza che ha amato moltissimo l'Arena di Verona, io sono anche veronese, quasi. Vi spiego perché: mio papà è di Roma. Ah, ok, quindi una matrice romana. I miei nonni sono di Napoli, due sono austriaci, e quindi insomma un po' misto. Il marito è di Firenze, ma comunque va bene. Quindi, anzi, due mariti di Firenze, poi basta, scusate. No, vabbè, scusate questa battuta. Quindi io ho iniziato la mia vita all'Arena di Verona da quando ero piccola, nel 65 ho visto la prima Carmen della mia vita, dove cantava Giulietta Simionato o Franco Corelli, forse qualcuno di voi conosce questi nomi incredibili. Poi ho fatto la comparsa per due stagioni nel 76-77, ho cantato come artista del coro nel 78-79, 1980, dove vidi l'arrivo per la prima e ultima volta del maestro Riccardo Muti, che diresse un requiem leggendario, che però dopo 41 anni è tornato all'Arena di Verona, proprio perché io, grazie, insomma, non grazie a me, ma insomma, sono riuscita a convincerlo dopo 41 anni. E questo è stato, ecco, uno degli obiettivi che avevo all'Arena di Verona. E visto che negli ultimi, insomma, 10 anni, 15 anni aveva avuto qualche piccolo problema artistico, siamo riusciti a far tornare piano piano tutti i più grandi cantanti che non venivano più all'Arena di Verona, compreso poi il maestro Muti ovviamente in primis, ma ha debuttato Anna Netrebko, hanno debuttato moltissimi cantanti che mancavano, io ho anche la lista ma non ve la leggo, e quindi questo grande amore mi ha sempre spinta a fare il meglio per la fondazione, ma non solo portare i grandi artisti, ma soprattutto perché voi dovete sapere che l'Arena di Verona è un festival, ma fa parte di una fondazione molto grande, lirico-sinfonica, che durante tutto il resto dell'anno gestisce una bellissima stagione a Teatro Filarmonico, che è uno dei teatri più antichi d'Italia. E quindi l'obiettivo per me è stato, visto
perché io sono una cantante, di a far cantare tantissimi cantanti giovani sia a Teatro Filarmonico che anche all'Arena di Verona, perché comunque cantare all'Arena di Verona è molto grande. Non serve forse una voce grandissima, ma serve una voce molto, molto impostata bene, molto che arriva lontano. E quindi, insomma, non mi voglio dilungare. Però ricordiamoci sempre, ecco, torno all'inizio, che comunque Arena di Verona, sì, la grande qualità artistica è importantissima, i direttori d'orchestra sono importantissimi, ma quello che sicuramente attira moltissimo il pubblico è lo spettacolo che vedi in scena. Perché soltanto all'Arena di Verona si possono fare degli allestimenti scenici di una grandiosità assoluta, quasi hollywoodiana, che non si possono vedere in nessun altro teatro del mondo. Bene, grazie per questa risposta. Un dato importante, 150 debutti in 5 anni, che è veramente incredibile. Questo è davvero meritevole, l'attenzione che si ha per i nuovi talenti, credo che sia davvero un dato importante. Stefano, regista, direttore di scena, vice direttore artistico, direttore di scena, esattamente. Parlando della spettacolarità, no? Del festival, proprio per questo scenario unico, però che complessità tecniche di produzione ha il Festival dell'Arena, perché ci sono diversi titoli che sono anche in contemporanea, no? Sì, l'Arena è un luogo di fascino straordinario perché è assolutamente un teatro unico al mondo. E nell'unicità c'è anche la dimensione, la vastità del palcoscenico, 44 metri di larghezza il palcoscenico. Un palcoscenico normale è tra i 16 e i 18 metri, mentre noi abbiamo una larghezza di 44 per 20, 22, 24 metri di profondità. Quindi è davvero una piazza. E poi noi alterniamo le opere. Perché nell'arco di 24 ore uno spettatore può vedere la Carmen, poi la Tosca, poi l'Aida, quindi ogni sera si cambia lo spettacolo. Lo schedule di una giornata di lavoro inizia alle 7, si monta la scenografia che va in scena la sera, si fa lo spettacolo, finito lo spettacolo verso l'una, mezzanotte, mezzaluna. Per mezz'ora si aspetta che il pubblico defluisca, si smonta la scenografia fino alle 5 e mezza, alle 6 della mattina dopo, e poi si inizia appunto di nuovo a montare. A volte addirittura in occasione degli spettacoli complessi si finisce di smontare lo spettacolo precedente mentre si inizia a montare lo spettacolo nuovo. Quindi davvero una grande unicità nella gestione tecnica degli spettacoli. Ma davvero unicità e seduzione, seduttività sono le grandi caratteristiche dell'Arena di Verona. È una recondita armonia, cito Tosca, una recondita armonia di bellezze diverse che si fondono in un'unica grande bellezza. Innanzitutto l'Anfiteatro Romano, 2000 anni fa, un monumento meraviglioso che ha un'energia fantastica. Io quando sono sempre in arena, vivo in arena praticamente durante tutta l'estate, e siccome sono talmente matto e innamorato dell'arena, anche quei pochi lunedì che ci sono di riposo durante la stagione, io cosa faccio lunedì sera? Vado alle 8 a vedere il tramonto dentro l'arena, sono l'unico al centro della platea. E quel luogo ti dà un'energia straordinaria, veramente, è un'energia che arriva che è fortissima. L'aria aperta, vivere l'estate all'aria aperta, la dimensione dell'aperto, la musica, le voci straordinarie, la scenografia meravigliosa, Zeffirelli, tutte che si fondono in un'unica bellezza meravigliosa. E non si può fare a meno di vivere l'arena, davvero. Una volta nella vita, anzi, una volta ogni estate dovete assolutamente venirci. E questo è il primo grande elemento di fascino. Secondo elemento che poi arriva. 1.400 persone, un paese, una città, che danno vita all'Arena di Verona. Ci sono 1.400 lavoratori che danno vita agli spettacoli dell'Arena di Verona. E quindi è una città. E quando parlavo di seduzione, perché c'è poi proprio anche una seduzione vera, perché nascono amicizie, nascono amori, alcuni finiscono anche, magari tragicamente, e ne nascono poi altri. Quindi davvero in arena si vive una vita che è accelerata. Ci sono tutte le stagioni. C'è la primavera. C'è poi l'estate, c'è poi l'autunno verso settembre quando finiscono le ultime recite e poi c'è l'inverno dell'assenza dell'arena. Quindi in 3 mesi viviamo ogni anno una vita.
e questo è un altro straordinario elemento di fascino, quindi davvero siamo tutti innamorati, il sovrintendente prima e poi noi tutti i lavoratori dell'Arena siamo innamorati e siamo qui, più vecchia. Giriamo il mondo per condividere con voi questo amore che abbiamo e per fare in modo che in qualche modo di poterlo accendere e di poter accendere la curiosità. Poi sì, scusa, sì. Voglio dire una cosa sola, è la cosa incredibile è pensare che metà della città di Verona ogni anno negli ultimi decenni ha fatto la comparsa all'Arena di Verona, quindi anche adesso le persone che hanno la mia età, che magari sono avvocati, sono medici, sono molto importanti, politici, imprenditori, poi si scopre che negli anni 80, negli anni 70 hanno timidamente fatto la stagione all'Arena per guadagnare qualcosa. Uno fra tutti, voi tutti sapete cos'è Calzedonia? Il presidente, padrone assoluto di Calzedonia, Sandro Veronesi si chiama, nel 1980 era un ragazzo, quando io cantavo lui faceva la comparsa, era un ragazzo poverissimo che ha fatto la comparsa per guadagnarsi qualcosa durante l'estate e oggi è Calzedonia. Ha fatto una bella strada. E un altro elemento di unicità, è quasi 500.000 nelle stagioni, diciamo, quello che è l'obiettivo per l'anno prossimo, per il 2023, 500.000 spettatori, 500.000 di persone che vengono a vedere l'opera lirica, immaginate, è incredibile, e spettatori che vengono da 118 paesi del mondo, pensate che bene o male, è sempre un numero variabile perché è molto politico, sono circa 192-196 gli stati che sono riconosciuti dalle Nazioni Unite, ben 118 paesi, persone da 118 paesi vengono all'Arena di Verona. Quindi pensate quanto davvero sia un crogiolo, no, di esperienze, di culture, di conoscenza. Quindi anche questo è un altro elemento che rende davvero unica e straordinaria l'Arena di Verona. E poi anche il fatto, come dicevamo prima, della presenza di più titoli. Pensiamo a un turista o un italiano, non solo appassionato dell'opera, la possibilità in pochi giorni di permanenza di poter vedere più titoli, capolavori dell'opera italiana e internazionale. Assolutamente. E su questo c'è un'eccezionalità per il 2023. Sì, esatto. Adesso sì. Arriviamo, infatti. Abbiamo fatto questa introduzione per parlare dell'Arena di Verona, di questo grande amore per l'anfiteatro e per quello che rappresenta. Quindi, Cecilia. Cosa ci presenta e cosa ci aspetta con quest'anno, questa nostra? Sì, ovviamente essendo la centesima avremo, di solito abbiamo 5 titoli d'opera, ma quest'anno eccezionalmente avremo 8 titoli d'opera che poi vedrete, insomma ovviamente inaugureremo con una Aida, perché Aida è la regina dell'Arena di Verona, è stata la prima opera rappresentata nel 1913 e vogliamo ricordare per questo i grandi imprenditori che nel 1913 di tasca loro pagarono la stagione, fecero questa incredibile scommessa sull'acustica dell'Arena, erano imprenditori ma anche un grande tenore, Giovanni Zenatello, che è stato uno dei più famosi tenori che ha cantato negli Stati Uniti ed era completamente veronese, quindi un grande ringraziamento a loro che quando hanno iniziato non pensavano certo che poi l'Arena di Verona avrebbe avuto questo successo. Comunque apriremo con Aida una nuova produzione di cui magari parlerà Stefano e poi sarà di Verdi, avremo Aida, Rigoletto, Nabucco e Traviata, di Puccini, Madama Butterfly e Tosca e infine Barbiere di Siviglia e la Carmen di Bizet. E poi 5 grandi eventi speciali, Roberto Bolle, grande ballerino italiano, Placido Domingo nella sua grande serata, Jonas Kaufmann nella sua grande serata, Juan Diego Flores, grande serata e infine veramente una cosa che per la prima volta arriva all'Arena di Verona, il Teatro La Scala all'Arena di Verona, e cioè cosa sarà? L'orchestra e il coro del Teatro La Scala diretti dal maestro Riccardo Chailly, che inizieranno il loro grande tour europeo proprio dal palcoscenico dell'Arena di Verona. Così torniamo alla famosa L'Arena, La Scala, era La Scala, l'Arena e La Scala d'estate. Bene, grazie Cecilia, quindi grandi titoli ci aspettano, abbiamo parlato quindi di un nuovo allestimento dell'Aida. Stefano. Sì, ovviamente ogni centesimo festival o centesimo anniversario è un po' un punto di svolta, no? Quindi adesso bisogna proiettare poi l'Arena e siamo già al lavoro col sovrintendente nei prossimi 100 anni, nel futuro. E quindi anche lo spettacolo Aida, lo spettacolo inaugurale, Aida è la regina dell'Arena perché si rappresenta
ogni stagione all'Arena di Verona, negli ultimi 50 anni solamente nel 1991 non è stata quasi rappresentata. Quasi 800 recite di Aida in 100 stagioni. E quindi ovviamente per il centesimo festival ci vuole una nuova produzione di Aida. E l'indicazione che ha dato il sovrintendente era quella di trovare uno spettacolo che potesse essere un po' un ponte tra gli spettacoli, l'opera dalla quale arriviamo, all'opera verso la quale stiamo andando. E quindi uno spettacolo che, lo spettacolo che non vi aspettate in arena, probabilmente. Quindi uno spettacolo in qualche modo moderno, ma che non stravolge però i libretti, no? Con tutta sempre questa polemica un po' che c'è, estremamente rispettoso della musica e del libretto, ma davvero con un taglio tecnologico e con un respiro molto molto moderno che vuole davvero proiettare l'arena verso il suo nuovo futuro. Bene, altre informazioni che ci volete, aneddoti che ci volete dare su qualche... Volevo soltanto ricordare che l'Arena di Verona, oltre a produrre ovviamente cultura, spettacolo, richiama tanti turisti, anche perché Verona è una città bellissima e anche e soprattutto i dintorni di Verona offrono tutto, dal lago, dalle montagne, al mare vicino. È una città fantastica, molto piccola, è una piccola città romana. Pensate che quando fu costruita dagli antichi romani era veramente un gioiellino minuscolo, ma dentro i romani, subito fuori dalle mura, costruirono un'arena enorme. Enorme per una città così piccola, stavo dicendo prima all'ambasciatore. Pensate com'erano lungimiranti gli antichi romani, pensando al balzo sicuramente demografico che avrebbe fatto la popolazione, ma anche al fatto che Verona è una città che è proprio al centro, fra est e ovest, fra Milano e Venezia e fra la Germania e Roma. È proprio il punto d'incontro anche delle linee dei treni, per cui delle autostrade. Quindi è una città anche molto facilmente raggiungibile. E quindi io veramente vi invito tutti a venire. Comunque questo gioiello che è stato costruito così grande, ovviamente, guardate, ha contenuto di tutto l'Arena di Verona. Inizialmente sicuramente dagli spettacoli dei gladiatori, ma poi è entrato Rossini con l'opera a metà dell'Ottocento, Gioacchino Rossini mise in scena un'operina dentro l'arena, entrò Mozart, ci sono stati i bordelli delle prostitute, c'è stato un accampamento austriaco, c'è stato di tutto all'Arena di Verona, quindi è stata un po' la mamma, la culla che ha cullato la città, perché il legame fra la città di Verona e l'arena è fortissimo nella storia di 2000 anni, ed è fortissimo anche il legame del festival con l'arena, perché il festival è cresciuto con i veronesi e non solo, ripeto, è cultura, ma è anche economicamente importantissimo per la città, perché uno studio recente ci ha fatto capire che l'indotto economico che produce Arena di Verona in 3 mesi è circa 500 milioni di euro soltanto sul nostro territorio, e sicuramente restituisce allo Stato moltissimi soldi in tasse, per cui è un teatro che produce cultura ma produce anche molto molto denaro. Beh, abbiamo detto che detto qualche volta. Verona è la città di Romeo e Giulietta. Sì, che va bene, Romeo e Giulietta. No, che Shakespeare pure ha reso celebre internazionale. Assolutamente. Io, prima di passare poi al concerto che è bellissimo che ci attende, vi volevo fare una domanda. Avete detto entrambi siete di Verona, siete cresciuti in questo humus, no? Culturale, produttivo, particolare. Quindi quanto ha influito l'essere di Verona nelle vostre scelte poi di vita e di carriera? Stefano. Ma è tutto, cioè... Io faccio questo mestiere a dispetto di, perché io ero orientato, faccio parte di quella piccola borghesia veronese che bene o male fanno gli avvocati, i medici, i dottori, ingegneri, queste cose qua. Quindi io, l'arena ha determinato la mia vita. L'arena ha determinato la mia vita e l'incontro con il maestro Franco Zeffirelli. Io facevo ancora la comparsa, perché anche io appunto ho fatto la comparsa, ho iniziato in arena facendo la comparsa. L'anno prossimo arrivo a 34 stagioni in arena, quindi insomma ne ho fatte qualcuna. E quindi poi io, insomma, ho visto lavorare il maestro Franco Zeffirelli sul palcoscenico dell'arena nel 1995 e io ho deciso in quel momento che volevo fare quel mestiere lì. Non ovviamente ai suoi livelli, però insomma
per 6 anni l'ho cercato in tutti i modi, di raggiungere in tutti i modi, e finalmente nel 2001 mi ha dato la possibilità di fare l'assistente volontario nella Ida di Busseto, nella sua Ida piccola, e poi da lì è iniziata la mia carriera anche di regista, quindi diciamo che l'arena, quindi poi l'incontro con il maestro Zeffirelli, ha determinato completamente l'esito della mia vita. E sicuramente essere veronesi, io vedo la passione con la quale il sovrintendente dalla mattina alla sera, 7 giorni su 7, è al servizio davvero dell'arena e della città. Essere veronesi è quello che dal nostro punto di vista dà qualcosa veramente in più, perché per noi è davvero una missione, viene prima di tutto, non è lavoro, è davvero una passione ed una missione. Io rispondo dicendo che se mi avessero dato da gestire un teatro, non so, a Palermo o a Roma o a Madrid, sarebbe stato bellissimo, ma forse non avrei avuto la stessa capacità di riuscire, perché ovviamente questo è il teatro in cui io sono nata, questo è il teatro, la città che conosco, e il famoso detto Nemo profeta in patria nel mio caso non ha affatto funzionato, e io sono molto grata alla città, ai veronesi, perché io ho studiato tutto a Verona, ho fatto il conservatorio, ho fatto il diploma di pianoforte, ho studiato canto, ho fatto il liceo classico e ho fatto l'università, per cui mi ha veramente formata, e poi a 20 anni ho preso la valigia e sono partita per il mondo. Poi sono tornata a cantare all'Arena di Verona fino da giovane, quindi mi hanno sempre aiutata, e in ultimo nel 2018 il sindaco, che era appena stato eletto, mi ha voluto dare questa fiducia, perché insomma, anche pensando che tutti insieme, anche con lui, col sindaco, col consiglio di indirizzo, con tutte le persone che lavorano, avremmo potuto forse fare un buon lavoro all'Arena di Verona. Adesso siamo felici di poter dire, dopo 5 anni, che l'Arena di Verona è un teatro sanissimo, fra l'altro, perché va detto anche questo, perché i bilanci, si parla sempre di cultura, ma io sono sovrintendente e quindi devo parlare anche di soldi, di bilancio. Il bilancio dell'Arena di Verona è inattivo da 5 anni, ha pagato tutti i suoi debiti che aveva, ma adesso non li ha più. È lanciata ovviamente con un marchio molto importante, abbiamo tantissimo lavoro davanti da fare, ma lo faremo, e sempre con entusiasmo, perché in questa partita, ha ragione Stefano Trespidi, è proprio l'entusiasmo che fa la differenza e l'amore per questo teatro. Bene, un applauso meritatissimo, direi. Come si fa a dire di no ad andare a Verona? Bisogna andare a Verona dopo tutto questo entusiasmo. Allora, adesso direi... Perché c'è la Piazza Bra poi fuori, perché certo. I veronesi hanno costruito un foyer che è incredibile, dovete venire a Verona, perché uscendo dall'arena c'è il più bel foyer del mondo, una piazza grandissima che è tutto un ristorante. Quindi... Fantastico. Beh, adesso vediamo adesso meglio nel dettaglio la programmazione, certo. Potremmo slanciare il video e... Thank you.
Bene. Bene, una programmazione straordinaria con 8 titoli, 5 concerti. Prima di iniziare il concerto, non so se ci sono delle domande o delle curiosità. Tutti. Francesco, c'è lì. Francesco Rodella. Se... Parla, ti ascolti. Conosco Placido Domingo personalmente da più di 40 anni forse, e lo trovo una persona assolutamente molto per bene. Poi mi dispiace che ci siano queste cose, lui è molto amato dal pubblico dell'Arena, amatissimo, anzi la sua serata in particolare è sempre la più esaurita. La mia conoscenza di Placido Domingo è... Ho cantato molto con lui, ma insomma ho avuto un rapporto bellissimo, non ho mai visto succedere queste cose. Sicuramente un uomo molto affascinante, ancora adesso che ha 80 anni, e sicuramente lo era 40 anni fa. Ma a questo poi io non penso di gettare accuse su nessuno, ma neanche di raccogliere le accuse degli altri. Se ci sono delle accuse che vengono riscontrate, allora uno insomma, deciderà cosa fare. Non mi sembra che Placido Domingo sia stato processato mai per qualcosa, però questa è la mia opinione e comunque mi baso sulla mia conoscenza personale. Ci sono altre domande? Credo di no. Sì, sono Placido. Vuoi aggiungere? Bravo! Grande Placido. No, una piccola nota, forse ricordiamo. Sì, no, una piccola curiosità, siccome ho visto l'immagine, nella Carmen di Zeffirelli, dall'anno scorso, ci sarà anche l'anno prossimo, c'è una compagnia, probabilmente la compagnia di flamenco, una delle più importanti di Spagna, che è la compagnia Antonio Gades, che partecipa alla Carmen dell'Arena di Verona. Li abbiamo voluti con tutto insomma, il nostro volere, col sovrintendente, e siamo stati molto contenti l'anno scorso di averli avuti, e fanno poi... diciamo un intervento tra il terzo e il quarto atto che è estremamente apprezzato ed applaudito, quindi insomma questo è un legame, un ponte con la Spagna, ci tenevo a sottolinearlo. E quindi cominciamo con cominciamo, cosa ci aspetta oggi? Adesso facciamo un breve concerto, una mezz'oretta così con tre bravissimi artisti, due sono spagnoli fra l'altro, Ruth Iniesta soprano, Ángel Odena, credo che è spagnolo, Ángel Odena, e Riccardo Massi che invece è italiano, che è appunto... Avete il programma, esatto, partiamo. Con arie delle opere che saranno rappresentate. Straordinaria Cecilia Gasdia, che oltre che cantante è anche bravissima pianista. Vabbè però uno resta sempre cantante. E buon concerto a tutti. Due minuti che togliamo e ci attrezziamo per... Allora, per questo che è stato inattivo. No, in realtà è segno di una grandissima passione e dedizione, quindi un grande applauso a Cecilia Sgasdia. Oh!
Oh!
Yeah.
Trappole, prima di cedere.
tornerò de Grenade. Escamillo, c'est moi. Et votre nom, soyez le bienvenu. Me ferez-moi, camarade, vous pouviez y rester. Je ne vous dis pas non. Mais je suis amoureux, mon cher, à la folie. Et celui-là serait un pauvre compagnon qui, pour voir ses amours, ne risquerait sa vie. Celle que vous aimez est ici, justement. C'est une zingara, mon cher. Elle s'appelle... Carmen, oui, mon cher. Elle avait pour amant un soldat qui jadis a déserté pour elle. Carmen. Il s'adorait, mais c'est fini, je crois, les amours de Carmen ne diront pas si moi. Vous l'aimez, c'est pas d'aimer, vous l'aimez, c'est pas d'aimer. Oui, mon cher, je l'aime à la folie. Mais pour nous enlever nos filles de bohème, soit opéra, soit opéra. Et que le prix s'est payé, à coup de navaja, à coup de navaja. Comprenez-vous, le discours est très net. C'est déserté, ce beau soldat qu'elle aime, ou dis-moi qu'elle aime. C'est en vous, oui, c'est moi-même. J'en suis ravi, mon cher, j'en suis ravi, mon cher. Elle est au récomplet. Mettez-vous en garde, veillez sur vous. Mettez-vous en garde, veillez sur vous. Papi pour retarder, parer les coups. Mettez-vous en garde, veillez sur vous. So
Thank you.
Oh!
allegra. Questo viaggio in Italia non finisce qui, perché ora ci aspetta un cocktail con ricette ispirate alla regione Veneto, quindi ricette venete, mangiare e bere, e ascoltare la musica e vivere la musica. Io voglio ringraziare ancora una volta la Fondazione Arena di Verona, l'ENIT per essere presente con noi, la regione Veneto che è rappresentata oggi, e vorrei anche dirvi che sarete circondati da bellissime immagini di una mostra Magister Raffaello che ha chiuso ieri, però abbiamo tenuto aperto oggi proprio per voi. È una chicca, una mostra straordinaria che vi porterà con appunto capolavori di Raffaello ancora in Italia, e desidero, colgo l'occasione per ringraziare l'ENIT, perché questa mostra è stata realizzata anche grazie alla collaborazione dell'ENIT, che quindi ringrazio perché l'ha resa possibile, ringrazio in particolar modo Immacolata. Quindi a tutti voi una buona serata, godete quindi di questa serata straordinaria. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y vi esperamos a Verona. E ci vediamo tutti a Verona.